Eccoci live come ogni mercoledì pomeriggio. Ciao Ila. Ciao Babi, come stai? Molto bene. Anch'io tantissimo. Sono gasatissima. Anch'io non vedo l'ora di collegarci col nostro ospite. Perché qualche assaggio l'abbiamo avuto a microfoni spenti, però andiamo dai subito a salutarlo, sì. Così non perdiamo tempo. Ciao Danilo Catalli. Ciao, buon pomeriggio. Ciao Danilo, come stai? Tutto bene, voi? Bene, benissimo, dai. Noi stiamo bene, ma in realtà la domanda era seria, perché sappiamo che hai appena finito l'allenamento alle 3. Come è andato? Sì, bene, dai, bene. Abbiamo fatto un allenamento abbastanza breve, stiamo preparando per la partita che ci aspetta, che insomma è parecchio impegnativa. Infatti, complicatina. Breve con Sarri, che vuol dire? Che bisogna sempre declinarlo a Sarri. No, dai, oggi è stato un allenamento, devo dire, abbastanza tranquillo. Abbiamo lavorato più a livello tattico. E sappiamo che insomma. Non dire niente, sennò il mister si arrabbia. No, non dico niente. Non è il nostro intento poi scendere così nel dettaglio della tattica, però sicuramente insomma mancano pochi giorni ad una partita così impegnativa anche per voi, insomma avete bisogno anche di punti per la classifica, perché poi in quella porzione ci sono tante squadre che lottano praticamente per lo stesso obiettivo, ma parliamo di te. Intanto raccontaci un po' come è nata la tua passione per il calcio. Ma è nato da piccolo, come penso da tanti. Ho iniziato a giocare quando ero veramente piccolo, penso a 4 anni in Borgata, vicino casa, e sono stato lì fino a 11 anni e poi sono arrivato alla Lazio e ho fatto tutte le trafile, quindi è un amore che parte da quando ero piccolino. E quindi da bambino, quando ti chiedevano: Danilo, cosa vuoi fare da grande? Tu dicevi il calciatore? Sì, anche, vabbè, ovviamente, come tutti i bambini sogniamo, no? E poi quando si cresce, insomma, quando sono cresciuto, mi sono accorto che comunque era una cosa abbastanza difficile, che poi quando inizia a diventare una cosa importante, quando si va verso la primavera, quasi così, inizi a capire che è complicato poi salire quel gradino. Però fortunatamente è andato bene. Babi, poi ti lascio, scusami, perché mi Ci vengono sono in mille mente. curiosità, Sì, vai. ma ti capita di vedere magari ancora quegli amici, quei bambini con i quali andavi a scuola oppure insomma frequentavi da ragazzo? Sì, no, io E ti dicono: penso. tu ce l'hai fatta, insomma, hai realizzato il tuo sogno. Sì, a parte che ho veramente lo stesso gruppo di amici che frequentavo da quando ero piccolo. Il mio miglior amico, ci siamo conosciuti niente quando avevamo 3 anni, quindi persone che girano attorno a me, tra virgolette, sono sempre le stesse. Quindi sì, diciamo che mi hanno visto crescere sia diciamo nella vita quotidiana che in quest'altro. Da come l'hai raccontata sembra facile, no? No, ho iniziato nella Lazio, ho fatto la trafila, tra l'altro hai fatto un'esperienza in Ho B sintetizzato. sì, a Crotone, poi sei stato Genoa, Benevento e poi sei tornato alla Lazio e là sei rimasto. Ma quanto è stato difficile questo percorso per te, Danilo? Guarda, ti dico la verità, è stato parecchio difficile più che altro perché dopo, quando sono tornato a Crotone, che ho fatto il primo anno tra i professionisti, quindi comunque in Serie B a 19 anni comunque non è facile, sono trovato la prima volta lontano da casa, quindi ho tutte le difficoltà che poi un ragazzo. E quando sono tornato poi ho avuto subito un'ottima stagione, c'era Mister Pioli qua, e siamo arrivati in Champions, siamo riusciti ad arrivare in finale di Coppa Italia e ho giocato parecchio, quindi a casa mia sono riuscito a realizzare tutto, no? Poi l'anno dopo, comunque, quando ti rendi conto che tra virgolette ce l'hai fatta, ho subito un po' questo arrivo, diciamo. È stato parecchio complicato. L'ho patita un po' a livello mentale. Perché? Non lo so, magari mi sono preso troppe pressioni, troppe responsabilità, forse un po' più grandi. Poi, sai, la città è particolare, soprattutto quando ci nasci e ci vivi. È difficile da gestire se sei un ragazzo, quindi ho avuto un po' di difficoltà e le parentesi che ho fatto dopo, magari quelle di Genoa e Benevento, mi hanno aiutato proprio a questo, magari a riprendere un po' la realtà, i binari dritti e a tenere un po' sulla strada perché è stato un po' complicato a livello mentale. Ti ho fatto questa domanda non a caso, no? Perché
che sia stato un percorso difficile, che tu te la sia sudata, no? Questa maglia, soprattutto le cose belle che stai facendo quest'anno, che forse è il tuo anno migliore, secondo me sono tutte racchiuse nell'immagine più bella, secondo me, di tutto il campionato. Tu che piangi alla fine del derby sotto la curva, perché quella cosa un po' mi è rimasta, no? Perché davvero da quel pianto si capivano tante cose. Sì, sicuramente sì. Guarda, forse è una delle immagini anche per me a cui sono più legato, perché ho indossato la prima volta fascia capitano appunto in quell'anno con Pioli, che Radu me l'aveva data, e poi l'ho fatta qualche volta in alcune partite per Sprazzi, e portarla al derby dall'inizio è stata una sensazione parecchio particolare, e i giorni prima sono stati per me devastanti. Infatti forse hai fatto anche intervista post partita, vero? Per me sono stati devastanti, io non rivivrei mai il pre-derby, mai. Rivivrei la partita, perché poi nella partita sfoghi, sei concentrato su quello che devi fare, ma il pre-derby è stata una cosa per me incredibile. E quindi poi quando è finita la partita, poi ti liberi di tutta questa adrenalina che hai, e fortunatamente è andato bene. Se fosse andato male, non so se ce l'avrei fatta. È stata una bella settimana. Nascosto bene, però, eh. Sì, sei stato bravo. Faccio da capitano lui per la Lazio, anche un altro romano per la Roma, insomma, anche questo simbolo della città, perché poi in campo, insomma, si è avversari, Danilo, ma in quelle lacrime che cosa c'erano? C'erano i sacrifici, c'erano la voglia di lottare per un obiettivo importante, che cosa c'era? Ma c'era un po' di tutto, guarda, ti dico, è stata una liberazione per me, perché è quello che ho sempre voluto, no? Giocare una partita del genere, che poi calcio si sta evolvendo sempre un po' più a livello tattico, tecnico, e soprattutto noi magari siamo una squadra che ricerca la perfezione quasi a livello tecnico e tattico, no? Avendo un mister comunque che ci tiene molto a queste cose. Però vincerla così è stata una cosa in più, no? Perché sai, qui a Roma il derby si vive tutto l'anno, no? Si vive in spiaggia, l'estate, ovunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi bar della città. E quindi in quel momento rappresenti tutti, no? Rappresenti il bambino, rappresenti il signore. E questa cosa mi è pesata parecchio sulle responsabilità della partita. Quindi in quel pianto c'era poi la liberazione di tutti questi giorni, questi momenti. Siccome sappiamo che ricordi tante cose della tua vita, cioè sei uno che ricorda bene, no? Ha molta memoria. Ti ricordi, a proposito, mettiamo un po' di pressione, ti ricordi il tuo esordio in Serie A? In Serie A sì. In Serie A sì. Che partita era? Lazio-Napoli. Poi chi ha sostituito, tra l'altro? All'81esimo, me la sono studiata. Chi? Marco Parolo. Ah! Sì, perdemmo 1-0, no? Segnò Higuaín. Sì. Mi ricordo. Che ricordi hai? Che ricordi hai dell'esordio in Serie A? Pure lì è particolare, no? I tuoi genitori allo stadio, sai, è una bella sensazione. Poi ovviamente la partita non l'avevamo vinta, comunque non siamo riusciti a pareggiarla, e ovviamente c'è un po' d'amarezza, perché c'è la contentezza di fare una cosa incredibile, che fai l'esordio da ragazzo nella tua città, nella tua squadra, però poi la realtà è che perdi la partita, quindi c'era un mix di emozioni. Però fortunatamente la settimana dopo poi abbiamo giocato col Milan, abbiamo vinto 3-1, avevo giocato dall'inizio, e quello è stato il mio esordio, diciamo, alla vittoria. Ok, con una partita di distanza. Aspettando tra l'altro Napoli-Lazio, cioè tutto questo, giusto per non metterti un po' di ansia. Come la vivi, al di là, ora ci hai raccontato del derby, no? Però questa è una partita bella, importante. Sì, è una partita importante. No, la vivo bene, dai, io sono molto molto fiducioso della squadra, quindi io cerco sempre di avere pensieri positivi. È innegabile che in questo momento il Napoli penso sia una delle squadre più in forma d'Europa, quindi è inutile che ci nascondiamo, sarà una partita molto 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 complicata, però vediamo, io penso che possiamo fare bene, vediamo come andrà.
Qual è l'avversario più complicato che hai affrontato quest'anno, sia a livello di squadra che di singolo? Questa è una bella domanda. Ah, perché no, ma più che altro perché magari incontri delle squadre in alcuni momenti della stagione che sono più fresche, e quindi è un po' complicato. Guarda, devo dire la verità, l'Atalanta quando è venuta a giocare da noi, secondo me ha fatto la miglior partita dell'anno. È stato complicato perché poi anche per il loro modo di giocare, quando vengono uomo su uomo e stanno bene fisicamente come quella sera, è difficile trovare spazi, è difficile muoversi. Quindi secondo me è stata la partita in cui tipo io personalmente sono stato più in difficoltà. E invece a livello di singolo, un giocatore che insomma magari ti ha impressionato di più, ecco. Guarda, appunto parlando di Napoli-Lazio ti dico Kvara. Okay. Perché abbiamo giocato, penso, col Napoli una delle prime, forse era, non so se era quarta giornata, quindi non, insomma, era un po' un oggetto misterioso, no? Anche se ha già fatto molto bene le prime partite, però il campionato ancora, diciamo, doveva partire, quindi quando l'abbiamo incontrato e comunque si parlava bene, però non me l'aspettavo così, ecco, sono stato molto sorpreso, cioè non mi aspettavo questo impatto, un altro campionato, questo tipo di giocatore, quindi è stata una bella sorpresa. Vado a leggerti qualche messaggio che sta arrivando, intanto sono tantissimi. Sì, perché abbiamo monopolizzato, esatto, praticamente lo spazio domande, chiediamo scusa. Un sacco di complimenti, cioè ti dice dai Dani, poi che ti dice Danino nostro bello de casa, sempre Forza Lazio, lo sappiamo che siete un po' stanchi ma carichi, stai facendo un'ottima annata, bravo. E poi c'è Pietro che ti dice: volevo innanzitutto farti i complimenti per la partita con il Milan nello specifico e poi chiederti se con Sarri parli solo di calcio. Sì, con Sarri con me si parla solo di calcio. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Okay. Lasciavamo parlare. Beh, insomma, è un maestro in questo a tutti gli effetti. Ma no? Lui stesso, Sarri, mi sembra in un'intervista proprio avesse detto che anche a casa è un miracolo, insomma, che la moglie ancora non abbia fatto nulla, perché lui parla veramente soltanto di pallone. 24 ore al giorno, Danilo. Sì, no, è uno che insomma sa il fatto suo. E, no, col mister si parla ovviamente spesso di calcio perché è proprio un perfezionista, quindi va a toccare proprio, non è quasi mai contento, no? Anche quando facciamo un'ottima prova, però cerca sempre quella cosa per farti migliorare. Questo comunque è una cosa da apprezzare. Ogni tanto, quando è fuori contesto calcio, se ne esce qualche aneddoto della sua vita prima, e quello è divertente. Quella è la parte del business in cui è divertente. E poi lo vediamo ovviamente tantissimo scrivere in panchina, perché noi siamo lì a bordo campo, ogni tanto è lì che vi dà indicazioni, poi torna in panchina, si siede e scrive su questo, vi fa vedere poi quello che scrive, perché poi so che arrivano anche dei messaggi in campo, giustamente per avvisarvi, insomma, di qualche situazione. Ma vi è mai capitato di vedere quel blocchetto? È top secret? No, io non l'ho mai visto. Sicuramente magari si segnerà i minuti a partita in cui c'è qualcosa di interessante poi da farci vedere nei video, però il foglietto non l'ho mai visto, sono sincero. Top secret, cosa sì. Ti chiedono anche perché il numero 32. Allora, 32, ma in realtà così, nel senso che avendo fatto la prima stagione tra professionisti a Crotone, avevo il 28, e quindi ho detto riprendo il 28, perché poi sai, sei un ragazzo, torni in una squadra importante, quindi non è che vai alla ricerca del numero ricercato, prendi quello che c'è, no, ovviamente. Però era occupato, e tramite un massaggiatore, un ragazzo insomma che adesso non c'è più, mi disse prendi il 32. Io dissi vabbè, dai, prendiamo il 32, insomma non c'è niente di straordinario, e quindi poi mi è rimasto quello, ho portato avanti. Ho provato a cambiarlo un anno, non è andato alla grande e l'ho ripreso. Perché volevi di nuovo il 28? No, ho preso il 5 un anno, però non è stata una grande annata e l'ho ricambiato. Andiamo sul 32. E allora era meglio esatto tornare sull'altro numero. Sì. Danilo, sono però curiosa di sapere da te, ci racconti la città,
con gli occhi del calciatore, cioè il calciatore che esce per strada, insomma, cosa ti dicono, come te lo dicono? Guarda, io mi reputavo un ragazzo abbastanza anti-calciatore, nel senso che io cerco di vivere proprio la mia vita nella maniera più normale possibile, cioè io porto mio figlio ai parchi, quando posso lo porto in giro, faccio una passeggiata quando mi va, quindi per me la città è, la vivo veramente in maniera più tranquilla possibile. Poi ovviamente all'interno della città c'è sempre il tifoso, la gente che ti dà, che ti riconosce, che ti dice oh andiamo, forza, il derby, mi raccomando il derby. E guarda, io la città la vivo molto, in maniera molto, molto tranquilla. Ma la cosa più simpatica che ti hanno detto per strada? Se si può ripetere, eh. No, no, una cosa che si può dire, ovviamente. Lo sapete, non mi ricordo niente. Ah già, dimenticavamo, è vero, questa cosa qui. Abbiamo rimosso anche noi. Rimuovo tutto. Non lo so. Questa è troppo difficile. Va bene. Beh, fortunata tua moglie, insomma, che sì. Averti a casa, eh? Cioè, Danilo, vai a comprare questo detersivo, te lo scordi. No, la devo richiamare, faccio la videochiamata, gli faccio vedere quello che c'è. No, senti, no. Io so, una cosa molto bella, tu ti sei sposato giovanissimo, però ho letto una cosa molto bella sul tuo matrimonio, perché non avete voluto regali. No, sì, abbiamo fatto una raccolta... Una raccolta per delle persone a noi vicine, e abbiamo deciso di, insomma, di dare una mano a queste persone, che quindi siamo sentiti di fare questa cosa, e insieme a mia moglie l'abbiamo fatta. Abbiamo preso un po', diciamo, una parte, sì, mi sembra una parte dei regali del matrimonio, l'abbiamo messi, insomma, in queste, l'abbiamo dato a queste persone che secondo noi avevano un po' più bisogno di noi in quel momento. Sei uno generoso? Ma io abbastanza, anche questa cosa qui cerco di farla più, cioè nel quotidiano, senza andare, ecco, sotto i riflettori. Non è una cosa che mi fa impazzire, ecco, stare molto sotto i riflettori, anche magari attraverso i social, quando mi va pubblico qualcosa, ma è, cioè, vivo la mia vita veramente in maniera molto molto normale, senza stare lì a far vedere cose che, insomma, faccio parte, vorrei essere nato nel calcio degli altri anni, preferivo da questo punto di vista, dico. Perché pensi che adesso sia un po' sovraesposto tutto l'ambiente? Sì, ovviamente penso che abbia alcune cose positive, no? È normale, diciamo, in alcuni frangenti tutta questa cosa può portare a lati positivi, però in alcuni casi è meglio, secondo me, è meglio a volte evitare di far vedere per forza qualcosa, o comunque sia... Di ostentare. Sì, secondo me a volte è un po' troppo, ecco, tutto là. Allora, ci sono tantissime domande, intanto ti chiedono se giochi ai videogiochi. Ma ho giocato un po', poi è nato mio figlio e ho messo tutto da parte. Basta, messo in pausa la console, niente. Giustamente è arrivato. Ma secondo me gliela nascosta la moglie, ho questa vaga sensazione. Ah, no, mia moglie... No, dimmi. Dici. No. No, sera, durante, insomma, quando eravamo chiusi in pandemia, mi ha staccato tutto, perché la pandemia è stata quell'emblema della PlayStation. Ah, quella, vabbè, ti mettevi là sul divano, tac. Mi ha spaccato tutto. Benissimo. Allora, penso che sia il simbolo di tantissime fidanzate anche. Sì, di... sì, credo sia comune. Sì, dai, questa è una cosa... È capitata a tanti. Direi che è capitato praticamente quasi a tutti, no? Siamo soprattutto in pandemia. Comunque, arrivano anche domande un po' tecniche. Raffo ti chiede: quanto è stato importante l'arrivo di Sarri, considerando l'importanza del play nelle sue squadre e le tue caratteristiche? Vabbè, personalmente sono... molto importante, ovviamente venivo nel senso, venivamo un po' da mister Inzaghi, aveva magari un altro tipo di calcio, no? Proprio come tipologia, sia il modulo sia
l'approccio che poi la squadra ha alle partite. Quindi mister Sarri è uno che chiede comunque molta pressione sulla palla, vuole che la squadra sta molto alta, molto corta e magari vuole un play più di palleggio, più che gioca insieme agli altri centrocampisti, e quindi ho cercato di calarmi in quello che voleva lui. All'inizio è stato difficile perché poi io all'inizio anche in ritiro mi allenavo come mezzala, quindi è stato un po' un processo che ho intrapreso l'anno scorso piano piano, e comunque vedendo le partite, cercando di capire dove potevo migliorare, su cosa, anche in fase difensiva, che non è, diciamo, il mio forte, quindi è stato importante per me sicuramente. Però l'hai indovinata, Sarri, dico, l'hai indovinata su di te, scommessa vinta per lui. L'ha indovinata? Speriamo di sì. Insomma, i minuti anche che fai lo certificano, perché sei un insostituibile per lui. Senti il peso anche di essere, non dico un pupillo, però sicuramente una persona dalla quale si aspetta tantissimo sempre. Sì, guarda, sinceramente sì, anche appunto per la storia che ho un po', no? Nel senso che questo per me è un po' il primo anno, diciamo, sembra paradossale che tra poco faccio 29 anni, però è un po' il primo anno che ho questo ruolo centrale, insomma, all'interno della squadra, quindi anche avendo un'età tra virgolette avanzata è una cosa un po' nuova, quindi le responsabilità ci sono, e per ora sta andando tutto bene, spero, insomma, che con l'anziano della squadra di poter raggiungere gli obiettivi prefissati. Su età avanzata mi è venuto male, no, anche a me al cuore. Ormai sono abituata. Su età avanzata, 29 anni. No, nel calcio. Nel calcio. Ah, ecco, no, perché sì, bisogna... Sì. Io sono venuto un mezzo scompenso, aspetta che mi devo riprendere. No, dai. Ci siamo un po' anche abituati, ecco, insomma. Vi lasciamo parlare perché ovviamente non siamo molto d'accordo, però capiamo che dal punto di vista ovviamente sportivo e calcistico. Senti, Danilo, ma hai avverato tutti i sogni che avevi in mente, oppure c'è qualcos'altro, che qualche conto in sospeso con la vita? Ma ovviamente quando uno sogna da ragazzo sogna sempre cose più grandi, no? Non si rende conto un po' di quello che, quanto è difficile poi raggiungere alcune cose. Normale che se uno dice che sogna da ragazzino vincere lo scudetto, giocare in nazionale, tutte queste cose qui, quindi qualche cosa mi manca, però chissà, nella vita non si sa mai, speriamo che possa avverarsi, però diciamo che le cose tra virgolette più importanti sono avverate. Il mio desiderio era avere una famiglia, quella è stata la cosa più importante, riuscire a giocare in Serie A, i miei genitori stanno bene, quindi quella è stato il sogno più grande che potessi fare, e lo sto cercando di mantenerlo. C'è anche Pietro che ti vuole chiedere qualcosa su un tuo compagno di squadra che è Provedel. Ci puoi raccontare la crescita in questi mesi? Ma Ivan è arrivato, a parte prima cosa è un ragazzo, niente di bravissimo ragazzo, e poi sembra quasi paradossale perché ha questa faccia tutta bravo ragazzo, pulita, e però anche se è tra virgolette uno silenzioso, nel senso che anche per i modi che ha è uno che ti trasmette molta molta tranquillità, è uno che ti dà sicurezza dietro, secondo me è un grandissimo portiere, a lui non serve urlare, non serve strillare, lui è incredibile, che ti dà veramente tranquillità senza fare grosse sceneggiate, no? Magari il portiere a volte serve pure che dà una strigliata a difesa perché oppure uno fa un errore, invece lui è un atipico, diciamo, è un portiere che ti dà sicurezza senza inveire più di tanto, ecco. E invece il più fumantino della squadra, magari uno che perde la pazienza facilmente? Luis, dai. Luis è fumantino. Luis, Luis è così, è il numero 10. È così. Non potrebbe che essere così. Che gruppo siete? Ci racconti un po' lo spogliatoio della Lazio? Non vale dire siamo tutti bravi ragazzi, te lo dico. No, bei personaggi. Anche se sono tutti bravi ragazzi. Da noi stanno bei personaggi. Da noi, sì.
Sono personaggi divertenti. No, dai, siamo un bel gruppo. Diciamo che quest'anno è arrivato il capo proprio che è Casale. Casale è proprio un personaggio straordinario. Un personaggio mai visto. Raccontaci. Non lo so, però è un soggetto veramente. Ma veramente non è che te so di perché. Fa ride, cioè, non so perché, ma fa. Personaggio troppo, troppo particolare. E quindi fa ride, Nicolò fa Abbiamo veramente ridere. inteso. È un grandissimo giocatore, però, eh. Ma mettiamo le Beh, cose in certo. chiaro. Certo, Però, dai, vabbè, titolare mettiamo inamovibile, si può dire nulla, insomma, le storie. È una su persona simpatica, Casale. sicuramente mi fa Però ci sono divertire. belle. Esatto, ci fa divertire, ci fa divertire. Gli altri simpatici? Tutti, dai, che mo le fa parlare male. No, no, vogliamo No, divertirci, sto vogliamo scherzando. sentirci. No, no, quello che si veste peggio però chi è? Gila, mamma mia, Gila. Gila è. Gila è tanta Ma roba. perché si mette cose stravaganti o magari coi Ma colori? sì, no, mette cose secondo me che 3-4 taglie più grandi. Gila pure. È brutto, Gila può essere peggio. Chiede conferma, Però. aumenta lo Se, se, fiducia. capita, se capita che in qualche intervista potete, che capita qualcun altro, chiedete questa domanda e vediamo che risponde. Va Sicuro dicono bene, Gila tutti. sarà fatto. Ma Tutti anche lui lo dicono. dice, secondo me. Ah, dice che è quello che si veste peggio? Sì, per forza, Non potrebbe essere sicuramente. altrimenti. Perché glielo ripetete ogni giorno o perché ne consegue Sì, una copia? tutti i giorni. Tutti i giorni. Però non siete molto bravi a convincerlo, insomma, del contrario. No, no, lui è. No, ma lui è anche, diciamo, è sicuro di quello che si mette. Quindi, per carità, noi lo rispettiamo perché ha il suo stile, però ovviamente poi viene preso in giro. Posso dire, però, ci Giustamente. vuole anche personalità nel saper Esatto, no, no, è interpretare un ragazzo di personalità. queste È vero, è vero. È vero, è vero. Sono Senti, d'accordo. il tuo rapporto col fantacalcio? Pessimo, veramente pessimo. Arriva ai Rapporto miliardi. fatto. Allora, io Dai, non ho dai. mai fatto. Io non ho mai fatto fantacalci in tutta la mia vita, mai, mai fatto. E con un gruppo di ragazzi al mare mi hanno convinto, dai, fallo, fallo, un paio d'anni fa, fallo, fallo, fallo. Facciamolo, io non sapevo proprio di che si trattasse. E lo faccio, ma tipo, io mi scordo di metà formazione, mi No. scordo che i giocatori sono squalificati, infortunati. Infatti mia moglie mi ha detto, fammi almeno, perché io. Cioè, tipo, nelle ultime partite ho rimesso Romagnoli, ma era infortunato, cioè, per dire. Non. Quindi non lo faccio, ma così, tanto per. Senti, ma i Tanto per. messaggi ti arrivano invece su di te? Che Cioè, poi, come. scusate un secondo, cioè, per i fantacalcisti mettere la formazione è proprio una cosa bruttissima, un bruttissimo gesto non mettere la formazione, perché è proprio snobbi l'impegno. Ma mi scordo che ci sono le partite a volte, tipo il Ma le fai venerdì tu? sera, arrivo il venerdì mo perché giochiamo noi. No, non scordo tutto. Meraviglia, questa è veramente una Te lo meraviglia. giuro anch'io, bellissimo. Queste Ma mi cose. mandano messaggi, in questo gruppo mandano i messaggi a me che mi dicono: ma tu sei un giocatore di Serie A, ma ti puoi scordare che oggi sia partita? E io sono un disastro, sono un Che disastro. vedevo Queste dire, sto cose. strozzando. Allora, abbiamo ancora qualche minuto. Babi, tutto a Sì, posto. mi sto strozzando perché stavo ridendo, mi stavo strozzando. Colpa Non ci tua. credevi, non ci credevi. No, no, non è incredibile questa storia, nel vero senso della parola. Senti, andiamo un po' sul tecnico perché ti chiedono come intendi fermare Lobotka venerdì. È un po' complicato. Ma intanto penso che secondo me bisogna fare i complimenti perché quando è arrivato qua, secondo me, ma è un giocatore che è uscito dopo, no? È un giocatore che all'inizio ha avuto un po' di difficoltà e quindi un giocatore che adesso fa queste prestazioni, fa un anno del genere, secondo me c'è solo fare i complimenti perché anche Napoli come piazza non è proprio leggerina, quindi un giocatore che è uscito in maniera incredibile, in maniera impressionante, ovviamente poi tutta la squadra, quindi quest'anno Napoli sta facendo qualcosa di impressionante, però lui è cresciuto in maniera incredibile. Non lo so come lo fermiamo. Non lo so, Ci, non lo so. vabbè, Vediamo avete venerdì. 2 giorni di tempo per pensarci, Esatto, almeno per sì. allenarvi Esatto. soprattutto, più che pensarci, perché insomma ci sarà da pensare tanto in campo, ma da fare molto molto di più. Danilo, noi ti dobbiamo salutare. No, di già.
Io vorremmo fare un'altra, possiamo fare un'altra puntata di un'ora con Danilo Cataldi, perché secondo me ci regala delle emozioni grandissime, ci sono cose che non ci ha detto secondo ma me. Ma è volata questa mezz'ora, ma abbiamo iniziato un minuto fa, com'è possibile che sia finita? Quando ci si diverte così, ti sei divertito? Sì, dai, rifacciamo. Dai, presto, vediamo. Dai. Se lo chiedi tu, ragazzi, non può dire esatto. Ho visto sconvolta al fantacalcio, ho visto. No, per me allora ti dico, io faccio due fantacalcio e non mettere la formazione. Io ne seguo uno, penso se ne faccio due, posso combinare. No, però anch'io a volte, insomma, magari non sono puntualissima, però cioè, onoro l'impegno. Le partite dei ricordi. È certo che sì, perché poi devo andarci a lavorare, capito? Quindi certo. Anzi, mi aiuta anche per lavoro sapere chi ha ammonito, chi ha squalificato, chi ha diffidato. Ma non se lo ricordo, è un aiuto prezioso. Io, guarda, che quello è squalificato, quello è. Io, ma che ne ma so, io un compagno di squadra. Però io posso dirti una cosa: no, cioè, ti rendi conto? È compagno di squadra. Tra l'altro, ma a volte tu... io tipo metà la stessa formazione, 7-8 partite di fila, non è che. Però cioè, solo salva. Hai l'app, ti viene fuori il giocatore se è ammonito, se è... Ho capito, però tocchiamo un attimo sto tasto del fantacalcio. Ci stanno quattro app che stanno. Ci sta quella in metà formazione, quella per vedere probabili formazioni, quell'altra per vedere l'asta. In effetti vabbè, non, è, app, non è possibile. È un po' complicato, vabbè. Allora dai Danilo, facciamo così, lanciamo un appello a chi fa il fantacalcio, cioè proprio crea le app di fantacalcio. Allora sì, fai tu un appello, vai, create un'unica app, vai. Per tutti, una per tutte, ho scritto probabili, una cosa per tutti. E poi più che altro se uno ha ammonito, squalificato, diffidato, lo deve levare, deve entrare subito un altro, perché uno non può stare appresso a tutte queste cose. Non si può, è un po' complicato. Al fantacalcio. Io veramente sono abbiamo rapita. Preso a cuore questa causa, la portiamo avanti fino a fine. Portiamola avanti. L'anno prossimo lo facciamo insieme a te il fantacalcio, facciamo così. Sì, eh? Sì, dai, facciamo la formazione di Dazon con Danilo, Danilo Cataldi. Benissimo. Danilo, grazie mille, grazie davvero. Grazie, è stato super simpatico, super divertente, veramente, grazie. Grazie a voi, buona serata. Ciao Danilo, grazie, buona ciao. Serata. No, vabbè, Babi. No, e su Romagnoli infortunato. Cioè, l'aveva lasciato nonostante questo suo compagno infortunato. Sì. Meraviglioso. Allora, grazie mille. Prima di salutarci, sì? Ricordiamo quali sono gli appuntamenti di questo sull'app, ovviamente tutti i contenuti, nuovi contenuti, perché c'è il nuovo episodio di Lost in the Weekend da vedere, c'è il Bordocam sul Milan, su Maignan, e poi ovviamente arriveranno tutte le live a partire da domani c'è l'appuntamento con il Dazon Talks di Serie B, però domani sera c'è anche l'appuntamento con Nightcap. Poi abbiamo, ricordiamoci, il venerdì abbiamo tutto il campionato, però c'è anche il Fantaradar. Lunedì torna l'appuntamento con Spiega Marelli, poi tutti gli appuntamenti ovviamente del weekend. C'è anche Croquetas, il martedì, il nostro podcast. Insomma, tante novità le potete trovare sulla nostra app. Assolutamente sì. Grazie, Babi. Grazie, Ila. Grazie a voi.